Buonasera e benvenuti in questo nuovo video rilassantissimo su Power Wash Simulator, questo videogioco in cui siamo praticamente degli spruzzini umani e in cui dobbiamo pulire svariate cose. In questa puntata andremo a pulire la stazione della metro con annesso Achievement, ok? Vista la reputazione in costante crescita di Muckingham, l'agenzia dei trasporti di Caldera City ha deciso di riaprire la stazione della metropolitana di questa vivace cittadina. Vorremmo che tu pulissi a fondo la stazione prima della grande inaugurazione, anche se alcuni dei graffiti che ricoprono la struttura potrebbero avere un certo valore artistico, ti chiediamo di rimuoverli tutti. Va bene. Quindi abbiamo avuto la nostra presentazione, andiamo subito a giocare. Dato che qua guadagniamo 2000 dollari, tipo il massimo, la cifra più grande che abbiamo potuto avere in questo videogioco, che abbiamo avuto in questo videogioco. L'obiettivo di questa mappa è pulire per primi i cartelloni pubblicitari, quindi andiamo a cercarli, vediamo quali sono. Forse questi, tabellone orario treni, nope, mappa metro, nemmeno. Andiamo a cercare i cartelloni pubblicitari, sei tu, espositore pubblicitario, penso di sì, penso siano questi, ops, non volevo partire da lì. Forse potrebbero interessarti alcune curiosità sulla nostra rete rotabile, mi interessano, ma per prima cosa mi interessa anche diminuire un attimo il volume, scusate, lo faccio qui adesso con voi, perché era decisamente troppo alto, dato che in questo periodo ho... Ok, così va molto meglio. In questo periodo ho resettato il PC, ho reinstallato i giochi e quindi le impostazioni sono un po' da risistemare, ecco. Questo volume è perfetto, vai, puliamo gli espositori pubblicitari. E vediamo se questo ci varrà l'obiettivo. Ecco qua. Vi ricordo che durante questi video, durante questi gameplay, parlerò molto poco. Sia perché non c'è molto da commentare, parliamoci chiaro, sia perché voglio lasciarvi godere del rumore ASMR di questa idropulitrice e appunto dello sporco che se ne va. Guarda te, oh. Quanto? Ah, sicuramente sarà sotto. Appunto. Ce ne sono altri in giro? Ah sì, guardali là.
Ecco l'obiettivo. Nella stazione della metro completa per primi gli espositori pubblicitari. Ed ora inizia questo lavorone lunghissimo, siamo solo al 2%, in cui dovremo pulire tutto. Vai!
Non è che se vuoi può vederla te, Elena. Capito? Non è che se vuoi può vederla te.
Ehi, hey, ciao, volevo chiederti se ti andrebbe di pulire il mio caravan, anche se so già quale sarà la risposta, beh, ovviamente sì, e soprattutto finalmente mi sa che il caravan potrebbe essere qualcosa di un lavoro un po' più leggero rispetto a questo. Il sistema di linee metropolitane di Caldera City è stato costruito utilizzando oltre 16 milioni di mattoni. Ok. Se li impilassi, formerebbero una torre alta ben 3.439 km. Ok. La cima sarebbe a soli 380.960 km della superficie lunare. Ok.
Prima non so se sarà aspettata, ma ora ho fatto la spalla.
Il primo tratto fu costruito a partire dal 1920 e collegava Buckingham a Caldera City. A finanziare i lavori fu l'uomo d'affari locale Wilberforce Trust, che era alla ricerca di un modo efficiente per trasportare la sua forza lavoro dalla città ai suoi fiorenti allevamenti di bestiame. Venne inaugurato dal sindaco Jeff Jefferson X, tragicamente scomparso il giorno stesso per un incidente dovuto alla scadente qualità di, non ho letto, ma immagino di qualcosa che abbiano appena costruito nella metropolitana. Che avevano appena costruito nella metropolitana.
Dopo una profonda ristrutturazione, la metropolitana fu riaperta nel 1923 dal sindaco Jeff Jefferson XI, l'attuale praticamente, se non sbaglio, no? O l'attuale il XIII. Chiuse di nuovo l'autunno successivo dopo la scioccante scoperta che Wilberforce Trust la utilizzava come per portare fuori città vagoni pieni di soldi rubati. Ah, bene. Sempre ottime storie qui in Power Wash Simulator. Certo, uno che fa di cognome fiducia. Il denaro non fu più recuperato e amen, effettivamente. Oh. È andata così. Ok,
La metropolitana restò chiusa per altri 30 anni, fino a quando i finanziamenti comunitari non permisero la sua ristrutturazione. È arrivato il comune alla fine, no? Tac! Funzionò fino al 1984, quando la volta del tunnel principale, più volte riparata nel corso degli anni, cedette di schianto fortunatamente in piena notte.
Lavoro completato. Vai, andiamo subito a vedere il timelapse. Ci abbiamo impiegato tantissimo perché effettivamente c'era tanto da pulire. Il tuo intervento è stato approvato. Complimenti. Ah, sintesi massima, proprio conciso, il tipo sovrintendente Barry Onyx. Bene, abbiamo completato questo lavoro, quindi facciamo continua. Io vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacialsphere è tutto. Al prossimo video dove andremo a pulire il carro dell'Indovino.